Buonasera mister, Augusto Sciscione Gold TV, le chiedo se in questa prestazione ha trovato quella cattiveria nella gestione che ieri chiedeva, perché ho visto una squadra concentrata per tutta la partita e anche in una situazione di difficoltà, soprattutto a causa dell'infortunio di Immobile che va un po' scombussolato i piani. E poi le chiedo come sta Immobile, se ci può dare qualche notizia. Ma a livello di applicazione abbiamo fatto una grande partita, forse a livello di qualità i primi 70 minuti con l'Empoli sono stati anche di livello superiore, perché oggi a livello qualitativo abbiamo fatto una fase iniziale di partita non di alto livello, abbiamo le potenzialità per fare meglio, però eravamo tutti belli determinati, tutti applicati e quindi stavamo in partita bene lo stesso. Passare i minuti è salita un po' di qualità e quindi siamo venuti a capo della partita contro la squadra che secondo me vale molto di più della classifica che ha in questo momento. Sassuolo è una squadra forte, con un centrocampo estremamente forte, due attaccanti esterni estremamente forti, quindi è una partita non semplice. Non a caso questo è l'unico stadio di Serie A dove non avevo mai vinto, e quindi son contento della prestazione, dell'applicazione e della determinazione dei ragazzi. Con queste caratteristiche mentali ci siamo potuti permettere un centrocampo estremamente tecnico e non ci è costato niente neanche dal punto di vista difensivo. Ma Immobile, lui ha chiesto immediatamente il cambio alla prima sensazione, no? Non ha la sensazione, ragazzo, che l'infortunio sia particolarmente grave, però qui stiamo parlando di qualcosa di muscolare, quindi fino all'esame strumentale è inutile fare anticipazioni. T'ho solo detto quella che è la sua sensazione. Buonasera mister, Ciao. complimenti per la partita e per la vittoria. Torno sull'infortunio di Immobile. Quanto la preoccupa, diciamo, in generale il fatto che Ciro si sia infortunato ancora una volta, anche in prospettiva del mercato che si chiude alla fine di gennaio, se tornerà a chiedere un vice Immobile? E poi le chiedo se è d'accordo con le dichiarazioni del direttore sportivo Tari, che ha detto che non sarebbe miracoloso arrivare in zona Champions, è un obiettivo di inizio stagione. Ma sa, Tari ti parlerà delle sue sensazioni, io ho un cervello autonomo e ti parlo delle mie. Ho fatto solo una constatazione, non è che ho detto l'anno precedente la Lazio ha fatto male, ti ho detto ha fatto dei risultati con un top quarto posto, un botto un ottavo posto e sono stati tutti considerati dal mondo calcistico dei campionati di buon livello da parte della Lazio. Adesso siamo vinti e sembra che stiamo facendo male, quindi è un qualcosa che non mi tornava, poi ti ho detto, io ho la sensazione che ci siano delle squadre più attrezzate di noi. Se poi i ragazzi rispondono sempre come oggi, allora anche noi possiamo dire la nostra. Però sarebbe un andare oltre delle previsioni logiche, questa è la mia personale lettura della situazione. Sai, Immobile purtroppo per noi e purtroppo per lui ci stiamo abituando perché in questa stagione raramente abbiamo avuto un Immobile al 100% delle condizioni fisiche a disposizione. E ci stiamo arrangiando. È chiaro che la soluzione Felipe sotto certi punti di vista ci dà, sotto altri punti di vista chiaramente ci toglie. E se Felipe deve essere la soluzione, allora possiamo pensare a un attaccante esterno in aggiunta. Buonasera mister, Alessandro Vittori, Football Magazine. Ieri lei in conferenza aveva detto che la squadra si era allenata benissimo, aveva bisogno di un risultato per mettere da parte questa partenza d'anno. Prima di lei Dionisi ha detto, ho avuto la sensazione che la Lazio volesse fortemente la vittoria. Può essere questa la ripartenza? Può essere questo il risultato che mancava per riprendere il trend di prima della sosta? Sai, noi prestazioni di questo tipo di applicazione, di questo tipo di determinazione, ogni tanto le facciamo, ma è quello ogni tanto che preoccupa. E quindi bisogna solo trovare più continuità in questi tipi di atteggiamento. È sempre stato un po' il nostro limite, perché poi
abbiamo tanti pregi dal punto di vista della qualità tecnica, ma tutto sommato anche dal punto di vista delle prestazioni fisiche, perché se guardi le statistiche ufficiali della Lega, noi siamo primi su diverse qualità fisiche. E quindi se trovassimo anche della continuità dal punto di vista delle caratteristiche mentali, è chiaro che sarebbe un salto di qualità importante. Ciao Maurizio. Stefano. Ciao. Benedetti, Città Celeste. Possiamo parlare di Luis Alberto come un grande acquisto di gennaio? E poi c'era un'altra. Luis Alberto, e l'ho detto più volte, poi te magari mi fa la domanda e va via, allora... No, non me ne vado. Stavolta non me ne vado. Luis Alberto è da metà novembre, sta benissimo. Poi purtroppo è caduto in un momento in cui non c'erano partite ufficiali, quando siamo arrivati a giocare ha avuto un problemino e l'ha fermato qualche giorno, ma io in allenamento Luis Alberto di oggi lo sto vedendo da 50 giorni e l'ho detto ripetutamente. Per quanto riguarda la mia gestione, il Luis Alberto d'oggi è il miglior Luis Alberto che ho visto. Grande partecipazione difensiva, grande disponibilità, sacrificio a disposizione della squadra. Partita, secondo me, di livello straordinario. Si era arrivato a dire, qualcuno ha detto che non era neanche adatto per il gioco di Sarri, no? Questa è la seconda domanda? No, scusa, è una coda. Ma se quello d'oggi è particolarmente adatto al gioco di Sarri. Senti, invece ti volevo chiedere una cosa, mi volevo riallacciare alla battuta che hai fatto prima del discorso della Lazio, che ha quattro squadre più avanti che sono più attrezzate di lei. E io te lo dico senza ironia, proprio in maniera molto lineare. Nel momento in cui tu hai accettato la Lazio, sapevi che comunque c'erano delle squadre che molto probabilmente ti avrebbero impedito di fare cose importanti? E che non era attrezzata. Dipende per cosa intendi per cose importanti. Beh, io venivo da delle esperienze in cui avevo vinto qualcosa ma me lo divertivo poco. La Lazio molto probabilmente poteva ricominciare a lavorare in campo e divertirmi di più, e alla mia età ritengo più importante il divertimento che arricchire una bacheca, magari i tifosi. Lo so, noi stiamo tutti lavorando per diventare più competitivi e possiamo, non Tom mi ha detto che siamo qui a arrenderci, ho solo detto e sulla carta ci sono delle squadre più forti di noi, questo lo dice, mi sembra i maggiori quotidiani sportivi nazionali ci hanno messo sesti o settimi nelle bande iniziali di stagione, no, lo quindi non è che più, lo insomma. Penso io. Se vai a vedere poi una fatturati monte stipendi è uguale, e quindi non è semplice, poi nessuno si arrende e stiamo crescendo, se facciamo ancora altri passi dal punto di vista che stavamo parlando prima, nella vita tutto è possibile e ci proveremo fino alla fine. Mister Alberto Abate, il Messaggero. Ciao. La prima domanda riguarda il fatto che io continuo a vedere una squadra molto morale che gioca anche in base agli episodi. Cioè, mi spiego precisamente. Parte benissimo oggi, al tredicesimo avviene l'infortunio di Immobile, vedo una squadra completamente scoraggiata da questo infortunio che comincia a non giocare quasi, a giocare comunque peggio fino al 46esimo, fin quando c'è questo episodio del rigore e Lazio si risveglia, esce dal tunnel ed è una squadra che gioca molto meglio rispetto, nonostante insomma abbia anche sofferto, ma costruisce almeno tre palle gol, comunque gioca con un altro piglio rispetto al primo tempo. E poi vabbè, probabilmente condizionato da quello che è successo e da tutto quello che ha detto lei negli spogliatoi, negli ultimi 10 minuti soffre, ma soffre con una gestione cattiva del risultato come lei lo aveva invocato, però sono tutti episodi quasi che spingono la squadra a giocare in una maniera o in un'altra, quindi che incidono sul carattere di questi giocatori. Ma oggi era anche una difficoltà più oggettiva, perché è chiaro che vedendo le caratteristiche della loro linea noi avevamo preparato un po' la partita per andare a attaccare la profondità con Ciro, è chiaro che con Felipe
la situazione preparata ci poteva venire molto meno. Infatti, se ripensa alle prime tre o quattro azioni in cui è stato chiamato in causa Felipe, è stato chiamato una palla a correre in profondità e quindi abbiamo perso i tre o quattro palloni consecutivi. Poi ci siamo assestati su quelle sono le caratteristiche del Pipe e abbiamo fatto meglio. Però la reazione agli episodi oggi è stata diversa. Anche nei momenti in cui abbiamo giocato peggio, però la squadra era dentro la partita, a livello di ampliazione, a livello di partecipazione difensiva, a livello di attenzione. Quindi meglio, non ti voglio dire siamo guariti, chiaramente, perché questo ce lo dirà solo il tempo. La mia seconda domanda è, non le chiedo di mercato perché insomma già gliel'hanno chiesto, ovviamente si tornerà a parlare di mercato, del vice immobile perché ovviamente c'è questo infortunio, ma la mia domanda è, ma con chi ne parlerà di mercato visto che si continua a sentire un DS che vede una cosa e un allenatore che ne vede un'altra? No, se parli d'opinioni è chiaro che ognuno ha la sua. E poi c'è quello del presidente che taglia la testa a toro. Buonasera mister, vannizagnori.it, Vera TV. Come un anno fa, se posso, le chiedo un pensiero sulla Juve. C'è una differenza notevole, anche basta vedere una partita. Sulla Juve? Sì, mi piace. Un anno fa mi aveva risposto. C'è una differenza abissale fra la sua impronta di gioco, vista anche una partita sola come oggi, e il calcio medio di Allegri. Poi se volesse il suo pensiero, magari l'ha sentito, sulle dimissioni di Andrea Agnelli, magari vi siete sentiti, ecco. Se posso le chiedo scusa. No, guarda, ognuno ha le sue filosofie di gioco e per Massimiliano l'importante è vincere e quindi dal punto di vista di Massimiliano non c'è nessun appunto da fargli, è quello in attività che ha vinto più di tutti. Stop. Io sono più vecchio e a me mi piace anche divertirmi e allora faccio cose diverse. Presidente, l'ha sentito? No, ultimamente no. Grazie mille a tutti. Sulla base di quello che ci è stato detto, portiamo un giocatore in questa Ciao. Mixed. Ringraziamo il mister Sarri.